Maioli Casalinghi, benvenuti, bentornati a questo laboratorio del signor Manto. Oggi siamo in compagnia di Alessandro Simonetta. Grazie. In arte Alesim, per gli amici del forum lo conoscono con questo nick, e siamo qua per innanzitutto ringraziarlo della disponibilità. Grazie di presentare questa macchina automatica, questo impianto automatico della Spiedel, che è il Braumaster 20 litri. E quindi cosa vi posso dire? Lasciamo la parola a lui che vi illustrerà la macchina e poi le fasi della cotta. Cominciamo. Acqua. Ci dovrebbero essere circa 20 litri, poi tu hai comunque niente. All'interno della fase ci sono le tacche. Sono le tacche, allora le tacche sono 4. 12, 15, ecco, magari 20. Se ci vuoi illustrare cosa c'è dentro la macchina? Allora, nella macchina quella che vediamo sostanzialmente è l'entrata della pompa, questo piccolo affare è il sensore e le due spire che vedete intorno alla macchina è la serpentina che riscalda l'acqua. Tutto qua. L'asta centrale serve per poi bloccare il malt pipe. 4 tacche sulla versione 2015, 12 litri, 15 litri, 20 litri, 25 litri l'ultima tacca. Dall'ultima tacca in avanti devi misurare la raffa graduata. Noi vai alla brutta di Dio. Qua ci abbiamo il forzutto, grande. Perfetto. Questa ricetta specifica è di 29 litri. E 2, che è quello che quindi siamo anche sui... perché qua Alessandro, noi oggi facciamo la ricetta della Oro Original che avevamo fatto, che abbiamo, e diciamo è la nostra ricetta che abbiamo fatto in tutti i laboratori, e poi confronteremo le diverse realizzazioni per vedere quali secondo è più apprezzato e più piacevole. E quindi la ricetta è sempre quella Oro Original, però per farla adattare al Braumaster ci sono state fatte delle modifiche fatte da Alessandro proprio per cercare di mantenere le stesse caratteristiche alcoliche, di densità, di amarezza della birra. E quindi, come poi vi illustrerà poi dopo, innanzitutto il quantitativo di acqua è inferiore rispetto a quello che facciamo nella pentola classica col gas, con il BIA che abbiamo fatto l'altra volta e con il grain classico dell'altra volta. Proprio prima di tutto perché il volume dell'acqua della macchina è inferiore. Quindi per mantenere la stessa gradazione alcolica, la stessa densità, ma soprattutto la stessa rapporto densità-amaro della birra, bisogna rapportare meno acqua, quindi meno grani, meno luppoli, però c'è in contrapposizione un aumento del tempo delle fasi, o addirittura l'aggiunta di una fase di protein rest iniziale, che di solito nel BIA e nel grain non facciamo, perché comunque utilizziamo malti tutti già modificati dalla fabbrica, proprio per migliorare la macchina è per l'estrazione degli zuccheri, e quindi allunghiamo i tempi del mesh della macchina. Se vuoi magari illustrare la ricetta, tanto più o meno... Allora, la ricetta, come diceva Enrico, è la Oro Classic, quindi... Original, quindi abbiamo il nostro pali, i nostri fiocchi e il nostro biscuit. Come dicevo, l'acqua sono 29,2 litri circa. L'impostazione della ricetta è quella classica, l'efficienza con il Braumeister nella maniera in cui lo facciamo noi, cioè senza fare lo sparge, usandola praticamente come una classica BIAB, si aggira intorno per il momento al 70%, quindi diciamo su quel circa. Ok, dopo aver messo l'acqua andiamo a vedere un attimino. Ecco, questo è importante da far vedere, perché è la cosa che tutti saranno curiosi di sapere, come si programma il computer, perché questo è un computer a tutti gli effetti. Prego. È tutto molto semplice, c'è una, diciamo, un sistema manuale dove io posso inserire la temperatura che desidero e poi far partire e la pompa e la serpentina per arrivare alla temperatura impostata, oppure chiaramente poi ci si sposta con le frecce, oppure si va nella sezione delle ricette. In questo caso ci sono più ricette, puoi metterne dentro fino a 6 ricette. In questo caso qua abbiamo uno step di 50 gradi a 15 minuti, poi abbiamo 65 gradi per 55 minuti, 72 gradi per 25 minuti, e poi abbiamo il mash out con
i classici 78 per 10 minuti. Tanto per far capire agli amici a casa la differenza nel fatto del mesh, le fasi di mesh della Oro Original sia nel Biab che nel All Grain è 45 minuti a 63 gradi, 15 minuti a 72 gradi, 15 minuti a 78 gradi. In questo caso potete vedere che la macchina, per ottenere le stesse caratteristiche come detto prima, ha dovuto fare delle modifiche che vi ha appena illustrato, che sono giustamente questi step di temperatura. Il protein rest, diciamo, viene consigliato nel Braumeister non tanto per quello che può dare lo step di temperatura in se stesso, ma per cercare di amalgamare l'impasto, renderlo il più, diciamo, liquido possibile, in modo da non avere, da avere le trebbie completamente bagnate nel momento in cui poi la pompa partirà. Non è, diciamo, strettamente necessario, ma è altamente consigliabile. Per il funzionamento della macchina è meglio fare così. Miscelare bene, esatto, l'acqua con le trebbie, per poi, quando la macina farà il suo ricircolo, riuscirà a, dice, bagnare tutte le trebbie in maniera, diciamo, uniforme. Qua la temperatura era già stata messa dentro, la temperatura di boiling viene impostata a 102 gradi. Qua voglio fare una piccola premessa: a 102 gradi alcune persone diranno sì, ma a casa mia bolle a 99, ok, nessun problema. Imposti sempre 102, quando il Braumeister per circa 2 minuti non sente variazioni praticamente di temperatura ulteriore, lui praticamente parte bolle. Quindi che bolla a casa tua a 98, 99 o a 100, sì, certo, frega niente, tu imposti 102 e poi parte da solo il tempo. Se c'hai il Braumeister al rifugio su al Monte Bianco, voglio una temperatura, esatto. Se vai a Lucca, no, bollerà un'altra temperatura. Ok. Tutto qua, per spostarsi frecce su e giù, si inseriscono tutti i dati e la ricetta è fatta, non c'è niente da fare di altro. Ok. Ok, partiamo. Selezione. In questo momento lui ti dice se hai messo l'acqua. Diamo il consenso. Parte la pompa, butta fuori prima l'aria e poi parte la serpentina. Inizia ad arrivare alla prima step di temperatura. Pompa sta lavorando. Vai. Allora, la temperatura in questo momento qua ti dà il set di temperatura, che sono i 50 gradi che abbiamo impostato noi. Vediamo la temperatura dell'acqua, che qua da Enrico è bella frescotta, sono un bel 16 gradi. È già in modalità automatica, di conseguenza non c'è da più da fare niente. In alto a destra vediamo che c'è una P e una H che stanno a indicare che sia la pompa che quella che poi è la serpentina sono entrambe attivate. Ok, io adesso sto preparando il limone per acidificare l'acqua. Vai col limone. Vado col limone, che poi non è nient'altro che acido citrico, quindi molti ci avevano chiesto se cambia il gusto della birra. Non cambia niente, serve solo per abbassare un pochettino il pH. Siccome noi conosciamo bene quest'acqua, perché sono quasi 80 cotte che facciamo con quest'acqua, dici che la conosceremo l'acqua. Mediamente abbiamo un pH intorno alla fonte a 7,20. Normalmente, commettendo un limone in 40 litri, in 30 litri, di solito c'è un abbassamento di un grado di acidità, quindi scendiamo sul 6,20, 6,30. Una volta che poi butti i grani dentro, come sta qualche minuto, il pH scende naturalmente proprio dovuto ai grani. Nel caso invece faceste dei grani scuri, di solito non mettiamo il limone, perché già il grano, di solito il limone lo mettiamo, se facciamo lo sparge, nell'acqua di sparge, ma nell'acqua di mesh non aggiungiamo niente, perché già di suo i grani scuri tendono a acidificare molto l'acqua. Siamo arrivati in temperatura, il Braumeister con un suono acustico ci avverte che la temperatura è stata raggiunta. Archiviato. Ok, schiacciamo select e ti dice di inserire il malto. A questo punto siamo il nostro bel coperchio e infiliamo il malt pipe. Eccolo qua, si inserisce internamente.
come potete vedere la pompa rimane, l'uscita della pompa rimane all'interno del malpipe, così in questo modo lavora al centro del malpipe. Posizioniamo il primo disco che fa da fondo, diciamo. Il secondo disco che fa da filtro. Adesso mettiamo il malto. Allora, malto paleale. 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 4 kg mi sembra. No, 3 kg e mezzo perché tu hai fatto la modifica. Ho fatto la modifica. 3 kg e mezzo, scusa. Ce l'abbiamo qua. Allora, paleale. 3 kg e 400 grammi. 300 grammi, poi biscuit 50 grammi e fiocchi d'orzo 200 grammi. Ecco. Magari Andrea ti dà una mano a mescolare. Allora, una piccola premessa per tutti quelli che vogliono usare il Braumeister e adoperarlo come se fosse un Biab. La quantità d'acqua, essendo messa tutta all'inizio, a un certo punto sarà talmente tanto elevata che tenderà a tracimare dal malpipe. In quel momento non faremo nient'altro che scaricare qualche litro d'acqua, chiudere il Braumeister, chiudere tutto, e poi dopo reinserire l'acqua nel momento in cui la pentola è partita. Tutto qua. Perfetto, è stato chiarissimo. La macinazione. Allora, la normale, macinazione. Fai una macinazione comune come. La macinazione con il classico mulino a due rulli, quello sì, più comunemente usato. Di quello che usiamo anche noi. Io sto appena sotto la tacca di quelli che sono i 5 pollici, diciamo 0,05, misurati in millimetri tra un rullo e l'altro ci sono circa 1,2-1,3 mm. Okay. Che è quindi quello... è un po' più grossolana di come la maciniamo noi, che noi maciniamo di solito a metà tra 0,25 e 0,50, perché con la sacca, essendo molto fine, ti trattiene molto di più le farine, diciamo. Certo che più si macina fine, più si ha problemi in filtrazione, però si ha maggiore estrazione. Togliamo un po' d'acqua. In questo modo scenderà a livello. Perché altrimenti quando... sì, il malpipe diventa troppo pieno, tracima, e se tracima il grano e va tra la parete il malpipe, praticamente poi ti porti dietro i grani per tutta la vita finché non hai finito la cotta. Sì, perché non li filtra più. Non li filtra più. Non c'è una quantità precisa, uno può decidere di tirare via l'acqua che gli pare in base alla comodità, tanto poi va reinserita, di conseguenza l'acqua rimane sempre quella. Mettiamo il secondo disco, il terzo sarebbe disco. Il secondo disco di filtraggio. Secondo disco di filtraggio. Inseriamo il tubo e chiudiamo il malpipe. Facendo così schiacciamo il malpipe verso il fondo del Braumeister. La guarnizione, quella rossa che si vedeva sotto il malpipe, farà da tenuta e i grani verranno filtrati all'interno del malpipe. Possiamo partire. Il malto è stato messo, lui me lo dice. Te lo richiede un'altra volta, due volte, e a questo punto facciamo partire. La temperatura è rimasta invariata, 50 gradi. Poi si muoverà di qualcosina e nel frattempo la pompa lavora.